esser cappelletto di questa vita. Egli, essendo notaio, aveva grandissima vergogna quando uno dei suoi strumenti fosse altro che falso trovato. Testimonianze false, con sommo diletto diceva. Aveva oltremodo piacere in commettere tra amici e parenti e qualunque altra persona mali e inamicizie e scandali. Invitato ad un omicidio o a qualunque altra rea cosa, senza negarlo mai, volenterosamente mandava. Bestemmiatore di Dio e dei santi era grandissimo. A chiesa non usava già mai, e i sacramenti di quella tutti, come vil cosa, con abominevoli parole scherniva. E così in contrario le taverne e gli altri disonesti luoghi visitava, volentieri e usavagli. Egli era il peggiore uomo forse che mai nascesse. Perduta ho la fatica, disse Giannotto credendomi costui aver convertito. Se egli va a Roma e vede la vita scellerata e lorda dei preti, non che egli di giudeo si faccia cristiano, ma se egli fosse cristiano fatto, senza fallo giudeo si ritornerebbe. Avram cominciò a riguardare alle maniere del Papa e dei cardinali e trovò tutti disonestissimamente peccare e lussuria, universalmente gulosi e bevitori, tutti avari e cupidi di denaro, le quali cose sommamente spiacendo il giudeo, essendo lui uomo sobrio e modesto, parendogli assai aver veduto, decise di tornare a Parigi. Ma pensò che se Dio non avesse ancora distrutto Roma, ciò lo si doveva alla grande forza dello Spirito Santo, che rendeva la fede cristiana migliore alle altre. Per la qual cosa disse ora, tutto aperto ti dico che io per niuna cosa lascerei di cristian farmi. Il senno di grandissimi pericoli trae il savio e lo pone in grande e in sicuro riposo. Il Saladino mandò a chiamare il giudeo Melchisedec, conoscendolo come uomo saggio, e gli pose questa questione. Io saprei volentieri da te quale delle tre leggi tu reputi la verace, o la giudaica, o la saracina, o la cristiana. Il giudeo, per trarsi d'impaccio, narrò una novelletta e concluse: E così vi dico, signor mio, delle tre leggi ai tre popoli date da Dio Padre, delle quali la questione proponeste, ciascuno la sua eredità, la sua vera legge e i suoi comandamenti, dirittamente si crede avere e fare, ma chi se l'abbia, come degli anelli, ancora ne pende la questione. Intendo di raccontar con che cautela un monaco il suo corpo da gravissima pena liberasse. Fu in Lunigiana, un monastero di santità copioso, nel quale era un monaco giovane e vigoroso, che per ventura un giorno vide una giovinetta assai bella e, fieramente assalito da concupiscenza carnale, con lei giacque. Ma avvenne che l'abate sentì lo schiamazzo e iniziò a spiarli. Il monaco si accorse che l'abate stava ad ascoltare e, sapendo che per aver peccato gran pena fosse seguire, tra sé molte cose rivolse, cercando di trovare una salutifera soluzione. Finse di andarsene e lasciò la giovane all'abate. Egli, veggendola bella e fresca, sentì gli stessi stimoli della carne e fra sé cominciò a dire: Perché non prendo io del piacere quando io ne posso avere? Chi saprà? Il monaco che aveva visto tutto, all'abate che lo interrogava e voleva incarcerarlo, rispose: Messere, io sono nuovo e non conoscevo le regole, ma vi prometto, se questa mi perdonate, di mai più in ciò non peccare, anzi, farò sempre come io a voi ho veduto fare. Era il marchese di Monferrato, uomo d'alto valore, e aveva una donna tra tutte le altre donne del mondo bellissima e valorosa, al punto che il re di Francia, senza mai averla veduta, di subito fervemente la cominciò ad amare e volle incontrarla. La invitò a desinare con lui, ma la donna, savia e avveduta, si rese conto delle intenzioni del re. Nondimeno cercò di onorarlo e ordinò ai suoi servi di approntare per lo convito reale quante più galline nella contrada si potessero radunare. Cominciò il re a meravigliarsi che, benché le vivande fossero tante, esse sempre galline erano, e perciò chiese: Dama, nascono in questo paese solamente galline senza gallo alcuno? La marchesana, baldanzosamente verso di lui rivolta, rispose: Monsignor, no, ma le femmine, quantunque in vestimenti e in onori alquanto delle altre varino, tutte perciò son fatte qui come altrove. Il re, udite queste parole, raccolse bene la cagione del convito delle galline. Si rese conto perché così come disavvedutamente acceso s'era di lei, così saviamente era da spegnere per onor di lui il malconcetto fuoco.
Fu nella nostra città un frate minore inquisitore, buon investigatore in relazione ai denari, che poteva procacciarsi. A lui fu riferito che un ricco e buon signore aveva osato dire che il vino da lui prodotto era così buono che ne avrebbe bevuto anche Cristo. Eresia. Fattolo chiamare, il frate lo interrogò e lo minacciò della pena del rogo. In cambio avrebbe dovuto assistere ogni giorno alla messa e dare compensi in denaro. Al che, quasi divenuto santo, un giorno il bravo uomo, tornato dalla messa, si mostrò al frate sinceramente preoccupato per lui, perché il Vangelo aveva detto: «Voi riceverete per ogni un cento», e continuò il bravo uomo: «Poiché io sei qui, o io gli divenuto da qui di fuori a molta povera gente, quando una e quando due grandissime caldaie di brolo, la quale, a frati di questo convento e a voi, si toglie sì come soperchia davanti. Perché, se per ognuna cento ve ne siano rendute di là, voi ne avrete tanta che voi dentro tutti vi dovrete affogare». Bella cosa è, valorose donne, il ferire un segno che mai non si muti, ma quella è quasi meravigliosa, quando alcuna cosa non usata apparisce di subito, se subitamente da uno arciere è ferita. Ed è questa che novità è oggi che nell'anima m'è venuta, che avarizia, che sdegno, e per cui io ho dato mangiare il mio, già in molti anni, a chiunque mangiare n'ha voluto, senza guardare se gentile uomo è o villano, povero o ricco, o marcatante o barattiere stato sia, né mai nello animo m'entrò questo pensiero che per costui mi è oggi entrato. «Bergamino», disse Messer della Scala, «assai acconciamente hai mostrati i danni tuoi, la tua virtù e la mia avarizia, e quel che da me desideri, e veramente mai più che ora per te da avarizia assalito non fui. Ma io la caccerò con quel bastone che tu medesimo hai divisato». E fatto pagare l'oste di Bergamino, e lui nobilissimamente d'una sua roba vestito, datigli denari un palafreno, nel suo piacere per quella volta rimise l'andare e lo stare. Fu adunque in Genova un gentil uomo chiamato Messer Ermino de Grimaldi. Sì, come egli di ricchezza ogni altro avanzava che italico fosse. Così, d'avarizia e di miseria, ogni altro misero e avaro che al mondo fosse soperchiava oltre misura. Per la qual cosa, immeritatamente, gli era caduto il soprannome di Messer Avarizia. Avvenne che arrivò a Genova un valente uomo di corte, e costumato e ben parlante, Guglielmo, che, udita l'avarizia di Messer Ermino, volle conoscerlo. Ermino lo condusse nella sua bellissima casa, ed entrati in una stanza meravigliosa chiese a Guglielmo: «Deh, Messer Guglielmo, voi che avete vedute e udite molte cose, vi sapreste voi insegnare cosa alcuna che mai più non fosse stata veduta, la quale io potessi far dipingere nella sala di questa mia casa? Fateci dipingere la cortesia». Spesse volte già divenne che quello che varie riprensioni e molte pene date ad alcuno non hanno potuto in lui adoperare, una parola molte volte per accidente detta l'ha operato. Le buone sempre possan giovare, con attento animo son da ricogliere, chi che desse sia il dicitore. Signor mio, io non vengo nella tua presenza per ricevere vendetta dell'ingiuria che m'è stata fatta, ma ti prego che tu mi insegni come tu sopporti quelle le quali io intendo che ti son fatte, a ciò che, da te imparando, io possa pazientemente la mia comportare, la quale, lo sai Dio, se io farlo potessi, volentieri la donerei a te, poiché così buon sopportatore di sofferenze tu sei. Il re, quasi dal sonno si risvegliasse, cominciando dall'ingiuria fatta a questa donna, lucidissimo persecutore divenne di ciascuno che contro all'onore della sua corona alcuna cosa commettesse da qui innanzi. «Valorosi giovani, come nei lucidi sereni sono le stelle ornamento del cielo e nella primavera i fiori dei verdi prati, così dei laudevoli costumi e dei ragionamenti piacevoli sono i leggiadri motti, li quali, perciò che brevi sono, molto meglio alle donne stanno che agli uomini, in quanto più che alle donne che agli uomini il molto parlare è lungo. Non sono ancora molti anni passati che in Bologna fu un grandissimo medico e di chiara fama, quasi in tutto il mondo, il cui nome fu Maestro Alberto, il quale, essendo già vecchio, tanta fu la nobiltà del suo spirito che in sé non schifò di ricevere l'amorose fiamme, perché avendo veduta una festa una bellissima donna vedova e piaciutogli sommamente, non altrimenti che un giovinetto quel nel maturo petto ricevette. E per questo incominciò in continuare, quanto a pie e quanto a cavallo, secondo che più in destra gli venia, la via davanti alla casa di questa donna. Avvenne un giorno che cosei si propose di ricevergli e di farlo onore, e appresso di motteggiarlo di questo suo innamoramento.
Così la donna, non guardando cui motteggiasse, credendo vincere, fu vinta, di che voi, se savie sarete, ultimamente guarderete.